Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar. Buongiorno a tutti, buonasera, grazie per essere qua con noi. Siamo sia in diretta Facebook che su Zoom. Grazie per aver dedicato il tempo di questo pomeriggio, quest'ora insieme per ascoltare quanto ha da dirci la dottoressa Camporese oggi. Il webinar di oggi tratta un tema delicato, un tema purtroppo, come ha detto qualcuna di voi in apertura attuale, che sono i disturbi dell'alimentazione. Ovviamente non ci si aspetta che sia vostro compito sapere tutto e ogni aspetto di queste patologie che vedremo insieme alla dottoressa, ma ci darà un po' l'idea di quelle che sono, cosa sono le patologie, i disturbi dell'alimentazione e anche come affrontarle, perché a volte una parola, un aggettivo, una frase può fare la differenza con questi, con i ragazzi. E quindi è bene avere qualche indicazione, qualche linea di guida da dei professionisti che sono dell'ambito. Io non mi dilungo oltre, vi do qualche nota tecnica solo veloce per chi è nuovo, per chi non ha mai partecipato. Questa registrazione la troverete online sul nostro sito entro qualche giorno da oggi. Se no, trovate la diretta su Facebook sulla nostra pagina di Scuola Oltre, che vi invito a visitare. Potrete avere il materiale che verrà appunto caricato sul nostro sito, sulla pagina materiale webinar gratuiti. Quindi lo troverete insieme alla registrazione. Avrete possibilità di avere un attestato di partecipazione per il quale vi metterò un link per averlo in diretta sia sulla chat di Facebook che sulla chat di Zoom. Quindi verso fine incontro guardate un occhio, date un occhio sulla chat. Se c'è qualche problema scriveteci subito a info@scuolaoltre.it. Io direi che possiamo iniziare. Come anticipato, avremo una parte finale per le vostre domande, quindi non abbiate timore, scrivetele in chat, scrivetele tra i commenti Facebook, oppure per chi è in diretta con il suo Zoom, potete anche intervenire attivando il vostro microfono appunto nello spazio dedicato alle domande. Vi presento qui con me la dottoressa Camporese, Lucia Camporese, con la quale ho avuto già modo di ascoltare in altri incontri dedicati a questo tema. È molto chiara, è molto brava nel insomma far capire queste difficili tematiche, quindi mi fa veramente piacere averla qua con noi. Grazie Lucia, a nome di tutta Scuola Oltre, e ti lascio la parola per questo incontro. Perfetto. Beh, intanto grazie a tutti, perché non è proprio da tutti, soprattutto insomma anche una categoria impegnata come gli insegnanti, partecipare agli aggiornamenti. E grazie alla Francesca Darè dell'invito e soprattutto a Scuola Oltre. Allora, dedicherò questa oretta a cosa sono, come dal titolo, cosa sono i disturbi dell'alimentazione, e cercando di focalizzarmi per almeno 30 minuti, 40 minuti su un po' la struttura del disturbo dell'alimentazione. Poi voi avrete le diapositive, potrete riguardarle e avere le informazioni, eventualmente se qualcuno lo desiderasse tramite la dottoressa Darè o comunque anche direttamente a me, posso avere del materiale specifico di approfondimento. Quindi 40 minuti su cosa sono, come affrontarli. Io proprio vedo che siete in tanti, però lascerei 20 minuti finali per le domande, in modo tale che diamo il taglio
al webinar che volete voi, cioè con le domande, le problematiche che vi trovate normalmente ad affrontare con i ragazzi. Quindi cercherò di darvi le risposte che voi volete nella parte finale. Chiaramente se qualcuno non capisce qualcosa o ha bisogno di approfondimenti, come ha detto Francesca, possiamo già farlo durante la diretta. Io inizierei Sì, Ok, vedete. perfetto, ecco, no, volevo solo accertarmi. Allora, io sono responsabile di un centro per i disturbi alimentari a Padova ed è un centro AIDAP, che è Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso, che in questo caso io anche rappresento, ed è una società medico-scientifica che da oltre 20 anni si occupa della ricerca del trattamento nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione. E cercherò proprio di adesso spiegarvi cosa sono i disturbi dell'alimentazione. Oioi. Ecco, allora, intanto la classificazione dei disturbi dell'alimentazione, che precisamente si chiamano disturbi della nutrizione dell'alimentazione, dice che sono caratterizzati da un persistente. E come faccio a togliere? Ah no, ok, ho le diapositive non in primo piano. Scusa Francesca, come mai? Adesso provo a vedere, ecco Volevo così lo capire cerco. come. Ok. Fatto, fatto, ok. Non vedo più Ok. nessuno, parlerò completamente da sola, ma almeno vedo le diapositive. Ok. Allora, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione. La caratteristica è persistente. E sicuramente voi avete avuto modo di vedere ragazzine e ragazzini che si ammalano e si ammalano di un disturbo dell'alimentazione e magari ne escono da soli, ecco. Diciamo che è più tipico dell'età avere un disturbo così di passaggio, mentre la caratteristica di un disturbo dell'alimentazione è proprio la persistenza, poi lo vediamo meglio. Allora, ecco qua, mi scusate, ma mi sono un po' incasinata con il mouse. Allora, i disturbi dell'alimentazione si dividono in molte categorie. Noi ci occuperemo solamente di quello che è l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e un disturbo molto diffuso che è un disturbo d'alimentazione incontrollata. Sicuramente voi nella vostra prassi lavorativa vi trovate più a vedere l'anoressia nervosa che la bulimia nervosa, per ovvi motivi. L'anoressia, la magrezza si vede molto. Gli altri disturbi sono sempre disturbi dell'alimentazione, ma che sono con un'incidenza minore e che sono presenti in una popolazione di ragazzini o di bambini, comunque di persone più giovani rispetto agli adolescenti. Come vedete, noi abbiamo una distribuzione dei disturbi dell'alimentazione divisi soprattutto in anoressia nervosa, bulimia nervosa, dove c'è scritto AN e BN, e il BED, che è il disturbo dell'alimentazione incontrollata nella definizione anglosassona Binge Eating Disorder, e poi una grande fetta di altri disturbi dell'alimentazione che sono in questa grossa categoria di disturbi, soprattutto diciamo nei giovanissimi. Allora, ritorno alla definizione. Come vedete, sono persistenti e sono finalizzati al controllo del peso corporeo. Perché dico questo? Perché soprattutto in una fascia di età adolescenziale, noi vediamo anche delle perdite di peso che possono essere collegate ad altri disturbi, a disturbi d'ansia, anche a disturbi, altre condizioni mediche, ragazzini che dimagriscono anche per un forte stress emotivo o per altri motivi, ma
I disturbi del comportamento alimentare sono persistenti e finalizzati al controllo del peso corporeo e chiaramente creano un danno alla salute fisica e psicologica rilevante. Andiamo a vedere nel dettaglio l'anoressia nervosa. Allora, come fare diagnosi di anoressia nervosa? Non è un compito vostro, ma l'idea è quella di cogliere delle caratteristiche che possono essere presenti nei vostri ragazzi. Allora, anzitutto c'è una riduzione dell'apporto energetico, del quello che le ragazze, i ragazzi mangiano e che porta a una significativa riduzione del peso. Ovviamente qui ci sono dei parametri del peso, si parla di indice di massa corporea di percentili nelle bambine, nelle ragazzine più piccole, ma non è solamente la riduzione del peso corporeo, ma molte di queste anoressie non portano non arrivano al peso minimo che dovrebbero raggiungere per età. Nonostante vi sia una forte perdita di peso, c'è un'intensa paura di acquisirlo il peso, di diventare grassi, di ingrassare. E ovviamente questo modo di pensare, se io sono sempre terrorizzato di ingrassare, non aumenterò di peso, anzi cercherò di mangiare sempre meno. E solitamente c'è questa alterazione nel modo in cui il soggetto vive il proprio peso e la propria forma del corpo eccessiva, che influenza il peso, praticamente c'è una sorta di mi baso. E baso la mia autostima in quanto controllo il peso, la forma del corpo e quanto controllo l'alimentazione. Quindi voi capite che questa patologia incide fortemente sui livelli di autostima. Ecco, questo è il criterio diagnostico principale dell'anoressia. Ovviamente, scusate, vedo se c'era. Ok, quindi bisogna aver perso peso, aver paura di ingrassare e la mia autostima influenzata da quanto io riesco a controllare peso, forme e alimentazione. Ci sono dei problemi, vedo tante, no? Tante chat, no? No, no, tranquilla. Perfetto. Per quanto riguarda invece la bulimia nervosa, i criteri sono legati a ricorrenti abbuffate. Noi parliamo di abbuffata nel momento in cui i soggetti assumono una grande quantità di cibo in un tempo ridotto solitamente, avendo la sensazione di non riuscire a fermarsi, di perdere il controllo. Quindi nella bulimia, che potremmo definire un'altra faccia della medaglia dell'anoressia, sì, ci devono essere le abbuffate per essere definita tale. Sono ricorrenti e inappropriate le condotte di compensazione. Quindi dopo la buffata si presenta una condotta di eliminazione che possono essere, come tradizionalmente si diceva, senza condotte di eliminazione, quindi sono il digiuno o l'esercizio fisico eccessivo, o con condotte di eliminazione, che diciamo è il sistema più classico che si è abituati a vedere, o almeno a sentire, e che è quello con il vomito autoindotto e l'uso di lassativi, diuretici o di altri farmaci definiti anoressizzanti. E ovviamente mi preme fermarmi un secondo sul fatto che il vomito è autoindotto, quindi è provocato dalla persona. Poi vi sono dei criteri che sono più tecnici e che significa che le abbuffate devono essere, assieme alle condotte di compensazione, presenti almeno una volta alla settimana per il tempo di 3 mesi, altrimenti ritorniamo all'idea della persistenza. Come nell'anoressia, i livelli di autostima sono strettamente legati alla forma e al peso corporeo. E ovviamente il disturbo non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia nervosa. Perché? Perché anche nell'anoressia nervosa noi abbiamo le abbuffate, le condotte di eliminazione, ma lì abbiamo il criterio del sottopeso che fa come da
come da barriera tra quella che è una classificazione dell'anoressia nervosa diversamente dalla bulimia nervosa. L'altro disturbo, l'altra area di disturbo molto studiata negli ultimi anni è il disturbo dell'alimentazione incontrollata. Allora, il disturbo dell'alimentazione incontrollata è caratterizzata da ricorrenti abbuffate con la stessa modalità della bulimia. Le abbuffate sono associate con alcuni aspetti, poi vi lascio le diapositive, potete guardarle con calma anche per capire meglio questa differenza tra la buffata. Scusate. Scusate, un'interruzione non prevista. Questi alcuni aspetti sono intanto di mangiare molto più rapidamente del normale, mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieno, mangiare grandi quantità di cibo quando non ci si sente fisicamente affamati, mangiare da soli perché ci si sente imbarazzati dalla quantità di cibo che si sta mangiando, sentirsi un po' disgustati di se stesso, depressi o assai in colpa dopo la buffata. E ovviamente c'è un marcato disagio in rapporto alle abbuffate. Anche qui le abbuffate in media una volta alla settimana per 3 mesi, ma diversamente dalla bulimia, non sono associate con condotte di compensazione, come insomma da prassi. Quindi la caratteristica principale è proprio questa: ci sono le abbuffate. Ci sono molti segni, molti aspetti difficoltosi per la persona e non c'è un sistema di compensazione. Va da sé che queste persone solitamente hanno un peso maggiore rispetto alle altre persone con i disturbi dell'alimentazione. Vediamo di capire, soprattutto perché è un problema anche grosso che voi vi trovate ad affrontare, è stato anche detto prima dalla dottoressa Darè nell'introduzione, come il problema sta notevolmente aumentando. Diciamo che dal lockdown, comunque da questo periodo di pandemia, si registra, anche se non sono dati ufficiali, si registra un incremento quasi del 30% di questi disturbi, quindi sicuramente uno stato di emergenza in questo momento ed è un problema che sta colpendo anche delle fasce più piccole, anche alle medie, insomma, alle scuole medie, non più come tradizionalmente succedeva tra la terza media, ma soprattutto il biennio delle superiori. Allora, vediamo un attimino. È una tabella abbastanza semplice. L'anoressia nervosa, come nella bulimia nervosa, colpisce prevalentemente una società occidentale in modo predominante. No, non c'è una grande differenza. Sicuramente nei paesi arabi o negli altri paesi no, non ci sono questo tipo di problemi, ma per ovvi motivi, ecco, insomma. Principalmente la razza bianca, l'adolescenza, in particolare nell'anoressia nervosa. Nella bulimia nervosa abbiamo un'età lievemente più alta, lo vedremo dopo nel dettaglio. Ma sono giovani adulti, nel senso che il doppio picco di incidenza per quanto riguarda la bulimia è dei 17-18 anni, soprattutto donne, soprattutto femmine, e la classe sociale è soprattutto nelle classi sociali elevate, l'anoressia nervosa, in tutte le altre classi la bulimia nervosa. E questa c'è un po' l'incidenza, come vedete l'incidenza è minore nell'anoressia nervosa, anche se se ne parla molto di più, però non c'è proprio questa grande differenza, ed è di 5,4 casi per 100.000 abitanti ed è stabile, un numero stabile dagli anni 70, questo perché ci sono dei registri che ci dicono di come
qual è l'incidenza della malattia e un po' più alta nella bulimia nervosa che insomma sembra declinata un po' dagli anni 90. Disturbo dell'alimentazione incontrollata è un problema più grosso perché è presente, è un problema grosso perché è presente nella comunità per il 3% ed è un problema più grosso perché si conosce poco, anche i medici da cui i pazienti vanno, anche la gente comune dice, ma perché mangia tanto? È grasso perché mangia tanto, ecco. Invece c'è un'età più avanzata di insorgenza rispetto all'anoressia e alla bulimia e pensate che è presente nel 7-12% delle persone che richiedono un trattamento per l'obesità. Quindi molte volte non è che mangiano tanto, è che hanno proprio un disturbo dell'alimentazione. E il DSM-5, che è l'ultimo manuale, l'ha inserito proprio in un quadro, non in mezzo agli altri disturbi, ma ha voluto dividere il binge eating disorder dagli altri disturbi, proprio perché è un problema anche, di trattamento, nel senso che se io ho una diagnosi sbagliata, e attaccano un'etichetta di obesità, difficilmente troverò un trattamento adeguato per me che ho invece un disturbo d'alimentazione incontrollata. E qui appaiono di più, in un modo più consistente, i maschi, un quarto sono maschi, ed è un disturbo che è presente anche nella razza nera e i pazienti richiedono il trattamento attorno ai 40 anni. Ecco, però noi vediamo molte ragazzine che soffrono di binge eating e quindi questo insomma è un problema che si sta presentando con una certa intensità. Ritorniamo a definire meglio come si sviluppa l'anoressia nervosa. Controllo il tempo, sì. Allora, intanto abbiamo un esordio all'inizio, 14-15 anni, con una dieta ferrea. Questo è l'esordio di tutti i disturbi dell'alimentazione. La dieta è l'esordio di un disturbo dell'alimentazione. In alcuni casi dura poco ed è autolimitata, viene fatta da sola, non viene, è una famosa dieta fai da te, non viene data da nessuno. La risoluzione è anche spontanea in alcuni casi, alcune ragazzine ne escono spontaneamente. In altri casi il disturbo diventa stabile e richiede un trattamento intensivo che sfortunatamente in questo momento si sta presentando in una forma grave, anche perché le ragazzine sono molto giovani, molto piccole, hanno anche poche risorse personali. E nel 10-20% dei soggetti il disturbo è intrattabile e diventa cronica. Circa nella metà dei casi il disturbo migra, passa verso quella che è la bulimia nervosa. Vediamo un attimino quali sono i fattori prognostici positivi. Allora, come si guarisce meglio? È meglio avere un'età precoce di insorgenza, più giovani sono, più è facile che ne escano prima e soprattutto se hanno una durata di malattia breve. I fattori prognostici negativi invece ovviamente è se vi è una malattia di lunga durata, vi è una grave perdita di peso e se a complicare l'anoressia si aggiungono le abbuffate e il vomito. Mi dispiace scrivere e dire anche queste cose, però bisogna sapere che il tasso di mortalità per l'anoressia è alto, nel senso che è annoverata tra il primo caso di morte tra i giovani, quindi 5,6 per 1000 abitanti l'anno all'interno dei quali vi è anche questa caratteristica del suicidio. Nella bulimia nervosa,
La bulimia nervosa è un esordio più tardivo, si sviluppa sempre con una dieta ferrea e esordisce anche con un'anoressia nervosa, ma in un tempo brevissimo si verificano le abbuffate che interrompono questa fase di luna di miele che sviluppano le ragazze e che interrompono la perdita di peso e facendo sì che il peso rimanga in un intervallo di normalità, ma che le pazienti attivino un disturbo autoperpetuante, nel senso che continuano a sperare, a insistere di fare la dieta, hanno le abbuffate, ricominciano a fare la dieta, mettono regole, fanno la dieta, si abbuffano e quindi in molti casi il disturbo appunto è autoperpetuante e mediamente la durata di presentazione è di 5 anni e di 5-10 anni più tardi. Un terzo o addirittura metà hanno un disturbo dell'alimentazione. Cioè, cosa significa? Significa che prima di arrivare da un professionista, da un medico, da uno psicologo, queste ragazze cercano di risolvere la loro bulimia per molti anni. Devo dire che le mamme, gli insegnanti, gli amici, i fidanzati sono diventati molto più abili, riconoscono di più questi tipi di disturbi e vedo che il tempo, soprattutto per le giovanissime, è diventato molto più breve rispetto a un tempo. Allora, beh, supererei qualcosa perché altrimenti non riesco a finire. Ecco, la cosa che mi interessa appunto è che circa il 23% di queste pazienti ha un decorso cronico protratto, raramente ritornano ad essere magre come volevano, cioè il crossover verso l'anoressia è raro. E la prognosi peggiore si verifica per chi ha un'obesità nell'infanzia, non solo per la spinta biologica a prendere peso, ma anche per sì, questa, diciamo, non solo per la genetica, ma anche per diciamo, un effetto culturale, per la bassa autostima e nelle persone che hanno dei disturbi di personalità dove le abbuffate sono uno dei tanti, diciamo, disturbi che presentano. Sfortunatamente anche qui la mortalità è elevata, solitamente avviene perché comunque abbuffarsi, soprattutto per chi vomita, vomitare a livello elettrolitico, a livello di ioni, sodio, potassio, insomma è un problema ed è un problema per il cuore e quindi per queste complicanze di tipo medico e ovviamente anche qui per il tasso di suicidio. Del disturbo d'alimentazione incontrollata è molto, diciamo che ha una risoluzione negli anni quasi spontanea, con un grande sofferenza, ma una risoluzione spontanea. Però è anche vero che questi pazienti sono per lunghi tempi liberi dalle abbuffate ed è uno dei motivi per cui anche il disturbo dura così tanto tempo, perché sembra sempre che ce l'abbiano fatta e poi magari in periodi di stress ricadono. Anche qui nei pazienti che non guariscono, migrare, andare verso un'anoressia, una bulimia è un evento raro. Spendo due parole per i disturbi dell'alimentazione dei maschi, non se ne parla mai, ci sono mille modi di chiamare i disturbi dell'alimentazione nei maschi, l'anoressia reverse, dismorfia muscolare, insomma ci sono tanti modi. I criteri diagnostici sono gli stessi, i ragazzi vengono colpiti chiaramente meno e se vengono colpiti più di bulimia rispetto e di anoressia rispetto alla bulimia, ma
Diciamo che hanno meno pressione ad essere magri, hanno più un'idea di definizione muscolare. E sono presenti molti ragazzi che hanno un orientamento omosessuale e che nell'infanzia erano obesi, quindi hanno un'obesità premorbosa. Il trattamento e gli esiti nei maschi e nelle femmine è praticamente uguale. Allora, non so se focalizzarmi troppo su quelli, io vi ho fatto delle diapositive che voi potete anche consultare, quindi le ho fatte abbastanza ricche, però non necessariamente volevo fermarmi su tutte. Però è importante questa cosa dei fattori di rischio, perché voi vi trovate davanti a dei ragazzini che hanno delle caratteristiche particolari, che hanno dei fattori di rischio che possono essere, diciamo, abbastanza comuni, e dei fattori di rischio che invece possono far scoppiare la scintilla, diciamo. Fattori di rischio vengono definiti quelli che aumentano il rischio di sviluppare un disturbo dell'alimentazione, fattori precipitanti, cioè che fanno scattare il disturbo dell'alimentazione, e i fattori di mantenimento, cioè quelli che operano nel mantenere il disturbo dell'alimentazione, e che sono i più importanti per il trattamento, perché ovviamente fattori di rischio e fattori precipitanti non possiamo, sì, nei fattori di rischio possiamo mettere un po' le mani, ma i fattori precipitanti no, mentre noi lavoriamo molto sulle rodere, i fattori di mantenimento. Allora, intanto, quali sono, come dire, le cause? Allora, alcuni fattori di rischio potenziali, scusate, sì, allora, diciamo che non avendo le cause, in questo momento possiamo dire che i disturbi dell'alimentazione sono un'interazione tra fattori di rischio genetici, sono stati studiati pochissimi fattori di rischio genetici, e fattori ambientali. Quindi non abbiamo un'idea precisa di quale sia la causa che scatena un disturbo dell'alimentazione, e sappiamo semplicemente che c'è un'interazione. Questo è quello che la ricerca ad oggi sa. Però noi abbiamo dei fattori di rischio che sono conosciuti, la ricerca ce li ha portati in evidenza. Allora, il sesso femminile, abbiamo visto che colpisce soprattutto le donne, l'adolescenza, la prima età adulta, vivere in una società occidentale. Questo perché è molto importante? Perché noi comunque possiamo intervenire in una forma di prevenzione e anche di tutela sapendo questi dati. Altri fattori di rischio: condizioni presenti nei familiari. Noi vediamo tantissime ragazze che hanno le mamme o comunque le sorelle o un familiare che ha avuto a sua volta nel passato un disturbo dell'alimentazione. Un fattore di rischio certo è la depressione, e avere una mamma, un papà con la depressione può sviluppare un disturbo dell'alimentazione, l'alcolismo, in particolare nella bulimia nervosa, e dei tratti ossessivi e perfezionistici, nel senso che già queste ragazze, nella maggior parte dei casi, hanno un tratto di personalità che tende un po' alla perfezione. E classicamente si dice che sono tutte quante brave a scuola, tutte precise, tutte proprio che tendono al meglio per sé e per gli altri. Se anche in casa hanno delle persone con dei tratti ossessivi o molto perfezionistici, capite che enfatizzano troppo un aspetto pericoloso. E vi sono anche altre esperienze prima dello sviluppo del disturbo dell'alimentazione, complicanze ostetriche, problemi con i genitori, abusi sessuali. Vediamo molti casi di bulimia con abusi sessuali, con molestie sessuali, o con, diciamo, le chiamerei più forzature da parte dei ragazzini ad avere rapporti in un momento storico in cui non sono pronti per avere un rapporto sessuale.
le prese in giro. Le esperienze di derisione, le prese in giro, atti di bullismo in classe, a scuola, in spogliatoio, allo sport, comunque esperienze di prese in giro sono tra le cause, prima dello sviluppo del disturbo dell'alimentazione più importanti per questi, ragazzini. E poi, voi capite, lavori o attività. E anche sport metterei che incoraggiano la magrezza. Vi sono alcuni sport e non è a caso che vi sia un'incidenza maggiore, come la ginnastica ritmica o la danza o altri sport dove la parte, diciamo, estetica comprende lo sport, cioè quasi un tutt'uno. Il mezzo non è la palla, ma è proprio il corpo che lavora in questo tipo di sport. E quindi espongono le ragazze a un'importanza maggiore per la magrezza. I fattori di rischio, che poi sono, diciamo, individuali, sono le caratteristiche dell'individuo: avere avuto l'obesità, problemi alimentari e digestivi nella prima infanzia, bambini che molto selettivi nell'alimentazione, che mangiavano poco. Avere una preoccupazione per il peso e la forma, questi sono delle, delle questa è una, è la, quasi, è una delle componenti della psicopatologia specifica del disturbo dell'alimentazione. E poi tratti di personalità, la bassa autostima, il perfezionismo che ho detto prima, l'intolleranza alle emozioni. Ci sono delle ragazze, che non sono proprio in grado di gestire l'ansia in modo particolare, ma anche la rabbia, la paura, ma l'ansia di solito tra tutte è quella che si vede di più e quindi avere un disturbo d'ansia in un'età come i primi anni di scuole superiori diventa un problema enorme, ecco. Avere ansia e disturbi d'ansia. Anche questi sono notevolmente aumentati in questo periodo di pandemia. Vabbè, funzionamento neuropsicologico, i comportamenti, la dieta. La dieta è il fattore di esordio e più importante e da tenere in considerazione. Le ragazze intraprendono diete fai da te. In continuazione, devo anche dire che in quest'anno di pandemia si è parlato molto di dieta e nelle scuole viene fatta molta educazione alimentare, ma vengono fatti anche, credo anche un po' per eccesso di alcuni insegnanti, vengono fatte anche delle cose in più. Ad esempio viene monitorato, fanno fare il diario alimentare, viene monitorato quello che mangiano e magari poi viene anche letto pubblicamente. Questo non è una cosa che va bene perché chi ha un disturbo alimentare o comunque chi si vergogna di quello che mangia, chi è un po' in sovrappeso, chi crede di esserlo, viene esibito in pubblico qualcosa che non piace. Molte volte vengono pesati, viene chiesto di dire il peso pubblicamente, anche questo non è mai una manovra che va bene. E quindi diciamo che proteine, carboidrati, zuccheri, cioè dare un'informazione generale, bene, non va mai bene passare verso il personale in queste cose. Le aree che vengono maggiormente danneggiate, e qui voi ne sapete qualcosa perché appena vedete una ragazza che soffre di anoressia o di bulimia, vedete subito che di solito aumenta la prestazione scolastica, ma solitamente non fa la ricreazione, resta isolata. E inizia ad essere un po' più distaccata, un po' più assente e inizia a trascurare le amicizie, non solo per proseguire il controllo del peso, ma anche perché i suoi pensieri sono tutti dedicati al peso, al controllo del peso, alla forma del corpo. E quindi subentra proprio un isolamento sociale. E attività solitarie, lo dovreste vedere anche in particolare perché adesso è molto presente una forma di anoressia con iperattività e camminano tanto per i corridoi, camminano tanto, escono tanto, non stanno mai ferme e questo solitamente viene fatto per consumare energia. Riducono gli interessi e
E vabbè, questo è un caso generale, non è il caso delle vostre ragazze, però la classificazione generale c'è una difficoltà nella relazione di coppia. Altre, queste sono molto più legate a voi, c'è un'organizzazione quasi maniacale della giornata secondo rituali precisi, stereotipati. Organizzano i compiti scritti, i compiti orali, fanno gli schemi, prendono gli appunti, diventano chiaramente più brave a scuola, però che ragazze, io ho tante ragazze che magari fanno il primo o secondo anno delle superiori o anche la terza media, così così, poi improvvisamente diventano bravissime. Diciamo che vengono anche molto premiate, però è normale che vengano premiate, però quando c'è un salto così, uno sbalzo così di diverso da prima, cioè bisogna starci un po' attenti perché chiaramente questa diventa, è semplicemente un'applicazione maggiore, non sono improvvisamente diventate più intelligenti o si applicano di più, è semplicemente che hanno bisogno di maggior controllo e quindi si organizzano e diventano più stereotipate, fanno difficoltà a concentrarsi, fanno fatica a stare attente, anche a capire, quindi questo per la malnutrizione solitamente. E poi molte delle nostre paziente, per questo eccessivo impegno scolastico, hanno anche delle interruzioni della scuola o e, come è stato detto prima, c'è un isolamento sociale perché studiano dalla mattina alla sera letteralmente, cioè dal pomeriggio quando tornano fino a notte, poi si alzano prima per ripetere, cioè diventa una forma quasi prestazionale, concomitante e di aumento della propria autostima e di controllo come nell'anoressia o come nella bulimia. Quindi parallelamente la scuola. Lo abbiamo visto in questo ultimo periodo dove lo sport era stato tolto, abbiamo visto come la scuola è diventato l'altro oggetto assieme al disturbo alimentare di grande controllo. E alla fine, vi dico queste cose, poi vi lascio lo spazio, insomma, anche a voi, di il funzionamento psicologico, abbiamo visto ansia, apatia, senso di colpa. Prolungati episodi di irritabilità, scoppi di rabbia, depressione, sbalzi d'umore. Credo che la cosa che l'insegnante vede è proprio un cambiamento dell'umore, non solo gli sbalzi dell'umore, ma proprio un cambiamento quasi di personalità nelle ragazze che magari seguiva da un anno, da 2 anni, si vede completamente proprio cambiare. Il disturbo dell'alimentazione presenta, me le lascio leggere, importanti e gravi complicanze mediche, e tra le complicanze mediche più importanti abbiamo l'osteoporosi, il fatto che perdono le mestruazioni per molti mesi, a volte anni, porta delle complicanze ossee. La crescita, se sono tanto piccole, hanno un ritardo di crescita o addirittura un arresto proprio della crescita. E beh, questo, l'amenorrea anche porta dei problemi anche a livello ipofisario, a livello degli estrogeni, a livello di riproduzione. Come ho detto prima, le alterazioni idroelettrolitiche, soprattutto da vomito, lassativi, diuretici, possono portare a dei problemi al cuore, aritmie, ma anche, sfortunatamente, arresto cardiaco. E poi altri organi danneggiati, quindi è un disturbo, che, porta a molte problematiche. Ecco, io ho corso un po' alla fine, ma sono tutte cose che queste delle, quello che mi interessava era definire bene la parte dell'anoressia rispetto alla bulimia. E sono andata appena 5 minuti, un po' più lunga, ma adesso vi lascio tutto il tempo, anzi vi apro perché non vedo nessuno, per parlare, perché voi mi facciate delle domande che io ho piacere di avere direttamente da voi.
Infatti ci sono tante, tante domande, grazie per la tua esposizione. Ti chiedo se puoi togliere la condivisione. C'è ancora? Ah, scusa, allora aspetta, sei in condivisione schermo, interrompi, sono senza occhiali, ecco. Siamo. Ok. Sì, ti ringrazio perché come hai evidenziato, appunto, purtroppo sono in aumento questi disturbi. Un po' la società in cui viviamo, come hai detto tu, la società occidentale ci ha portato a un po' questa pandemia che sicuramente non ha agevolato anche tutto l'aspetto riguardante l'ansia, la depressione, insomma, ci sono state tante, tante cose che hanno convogliato in questo periodo, quindi è bene avere gli occhi e le antenne molto aperte. E le domande sono tante, perdonatemi, me ne sono segnata, non vado in ordine, adesso le pongo una dopo l'altra. Allora, prima di tutto, vado a ritroso. Buonasera, sono un'insegnante di scuola primaria. Vi risulta si sia abbassata l'età di insorgenza di tali disturbi? Sì, beh, l'avevo detto prima, purtroppo sì, perché io lavoro da 25 anni nell'ambito di disturbi dell'alimentazione e raramente, ma veramente raramente, ho visto bambine, perché come si può chiamarle, bambine di seconda media, e invece ne vedo tante, seconda, terza media, ma mi dicono anche di prima media, ecco, fortunatamente. E non ho avuto ancora questo trauma di vedere bambine di prima media. E collego due domande. Buonasera, sono insegnante. No, scusami, ho già letta. Allora, la visione dell'insegnante, ma anche la visione di una insegnante mamma, probabilmente. Come ci si può approcciare da insegnante o da genitore? Grazie. Parliamo di Sì, questa insegnanti. era la parte che chiaramente si voleva arrivare perché il titolo era Cosa sono, come affrontarli ed era qui, no, il pezzo. Allora, innanzitutto dobbiamo considerare che voi non siete dei terapeuti e quindi quello che non deve fare un terapeuta, un insegnante, è fare il terapeuta. Quindi non prolungare, diciamo, non fare da spalla alla ragazza, perché? Perché è importante che arrivi in terapia prima possibile. E quindi l'idea è quella di stimolare nella paziente l'idea che c'è un problema e quindi focalizzarsi non tanto, allora, due cose, non focalizzarsi sul peso. Allora, intanto sono preoccupata per te e ultimamente non ti vedo troppo magra, sei troppo magra, hai perso peso, sei dimagrita. E va sottolineata, a parte che sei dimagrita, mi sembri assente, non ridi più, sei solare, sei distaccata dalle altre ragazze. Quindi segnalare che questo problema non ti ha fatto, come pensano loro, molto speciale. E quindi dire che sei dimagrita non è mai una buona scelta. Dire solo che sei dimagrita, stai perdendo troppo peso, sei troppo magra, ma hai perso peso, cioè collegare le due cose, però sei triste, non sei più solare, non mi sembri quasi più tu. E quindi dare l'idea che non ha portato dei benefici. E poi proprio l'idea di sono preoccupata per te, quindi dare una spalla, però quella di, secondo me, dovresti parlarne con qualcuno. Ecco, quindi segnalare che tu vedi un problema, segnalare ai genitori che vedi un problema, un aumento sicuramente della prestazione scolastica. E qui di solito uno dice: ma che problema c'è? Però parallelamente un aumento della prestazione scolastica, un'ossessività e un'attenzione molto particolare su proprio anche, non dico sul fisico, perché solitamente si coprono, non si scoprono, ma sul fatto che, anzi, molte volte
I genitori non si accorgono nemmeno che i figli dimagriscono perché camuffano, si mettono molte cose, molti strati, si mettono larghe, però gli insegnanti sono quelli che vedono meglio questa cosa. Perché? Perché hanno 20 ragazzini in aula davanti e si trovano con persone che hanno le felpe tirate giù fino alle mani perché hanno le mani congelate, le mani viola. Queste ragazzine sono tutte quante pallide, con le unghie rosse, assenti e soprattutto sono stravestite rispetto alle altre, sono sempre sopra il termosifone, non mangiano durante la ricreazione, camminano molto e quindi anche segnalare ai genitori che hai visto un cambiamento. Questo. Okay. Il bello sarebbe riuscire a educare alla persona, come hai detto te, alle emozioni, a riuscire a conoscersi e non tanto solo alla prestazione, no? Non solo al risultato e a quello che sta fuori, perché è diverso. Io l'hai parlato anche dell'ambito sportivo, sai benissimo che io lavoro proprio nella ginnastica artistica. È diverso dire ad una ragazza: se hai fatto questo esercizio, eri bella. È ribella da vedere, l'hai fatto bene ed è ribella, piuttosto di dire l'hai fatto tecnicamente bene, e avevi le gambe tese, cioè dare e sottolineare l'aspetto tecnico e non la bellezza relativa alla persona. Ecco, a volte, come hai detto tu, la parola sbagliata può dare risalto a un qualcosa che non è sbagliato. Sì. No. Non è quello il focus, ecco, che deve essere dato ai ragazzi. Allora, altre domande. Volevo sapere i disturbi dell'alimentazione, quando risultano più marcati alle scuole superiori, possono inficiare sul rendimento scolastico? Un po' l'hai già affrontata questa cosa sul Il rendimento? rendimento scolastico va a picco solamente quando la malattia è conclamata e quindi quando la malattia è veramente importante. Allora lì la scuola deve essere accogliente per tenere la ragazza a scuola con prestazioni boh, casuali. Noi facciamo andare le ragazze 3 ore, e le esentiamo dai compiti, facciamo un po' proprio per non isolarle, che così stanno tutto il giorno a pensare al disturbo alimentare, ma magari a scuola si distraggono un po' e riescono ad avere qualche contatto. Sicuramente quando la malattia è grave, il sottopeso è grave, la malnutrizione è grave, difficilmente si riesce ad avere buone prestazioni. Io parlavo un po' dell'inizio, perché prenderla prima, cioè a me interessava addestrare un po' le persone a cogliere ancora prima che i genitori se ne accorgano, qualcuno se ne accorge, che cosa sta cambiando nel ragazzo? Io lo vedo che molte volte le mamme me lo dicono, mi ha chiamato l'insegnante perché? Quindi le mamme, dopo, un po' perché a casa camuffano di più, ma magari se ne accorgono poco, se ne accorgono dopo perché intanto l'insegnante ce ne ha tanti davanti. Certo. Allora, altra domanda. Buonasera, chiedo un'informazione. Nei disturbi alimentari si registrano difficoltà, impossibilità alla masticazione, deglutizione di alcuni alimenti? No, no, diciamo che solitamente questa difficoltà, allora, se raccontano le bugie, dicono che non riescono a mangiare questa cosa, quella, quell'altra, ma stanno semplicemente cercando di schivare, soprattutto se sono in mensa scolastica, di mangiare e quindi raccontano bugie, cioè dicono questa non mi piace, questa non l'ho mai mangiata, non riesco a mandarla giù. Bisogna fare attenzione a non confondere un disturbo d'ansia, la paura di soffocarsi che non vada giù, con un disturbo dell'alimentazione. Allora le persone dimagriscono perché stanno attente a cosa mangiano, perché hanno paura di soffocarsi. Sono 2 aree diverse, magari il risultato è lo stesso, c'è una perdita di peso, però non c'è quella che è la psicopatologia del disturbo dell'alimentazione, che è la preoccupazione per il peso, le forme e il controllo dell'alimentazione. Ma ti dicono: ho paura che mi vada di traverso, ho paura di soffocarmi, non riesco a deglutire. Sono 2 aree diverse. Poi dimagriscono tutti e 2, ma non intenzionalmente la prima.
Nel quadro complesso dei disturbi alimentari, come si colloca il disturbo della selettività alimentare tipico dello spettro autistico e come intervenire? Sì, no, la selettività alimentare non viene, cioè noi non lavoriamo con la selettività alimentare. Allora diciamo che un altro disturbo che viene molto viene diagnosticato spesso in questo momento è l'ARFID, che è l'evitamento, la restrizione di alcuni cibi. Però diciamo che non è proprio l'ARFID, è un disturbo dell'alimentazione, avere un'alimentazione selettiva con l'autismo, diciamo che non saprei proprio come, no, non lo abbinerei, ecco, direi che i bambini autistici hanno un'alimentazione selettiva e diciamo che fa parte dello spettro autistico, non è un disturbo dell'alimentazione. Per avere un disturbo dell'alimentazione non si può avere un sintomo, per avere un disturbo dell'alimentazione bisogna avere una preoccupazione per il peso, le forme e l'alimentazione, cosa che non hanno i bambini con lo spettro autistico, ma mangiano a colori, a sapori, sì, è tutto in modo, un rituale, ecco, in modo diverso, non vedo come possiamo sovrapporci. E quando a scuola ci si rende conto che c'è un problema di DCA, qual è il primo passo da fare? Beh, il primo passo da fare, se si è i primi o i secondi, ad accorgersene, nel senso che se i genitori ne hanno consapevolezza o meno. Abbiamo due fasi, una che è la riluttanza del genitore a vedere il problema o magari non se ne sono accorti. Molte volte le ragazzine vanno dall'insegnante a dire che l'amica ha un problema, quindi magari è in una posizione privilegiata l'insegnante. E l'altra è che molti genitori lo nascondono a scuola, anche a me lo chiedono, dobbiamo proprio dirlo a scuola, non vorrei che la prendessero di mira, che ci fossero pregiudizi, non vorrei, perché magari all'inizio soprattutto temono di più che rischi l'anno scolastico, voti, pregiudizi, piuttosto che vedere il disturbo dell'alimentazione come una malattia. Che va curata. La salute come primo. È un problema di salute, va trattato. Ma mi ricollego, mi viene una domanda da farti io. Hai sempre ricondotto anche il discorso di bassa autostima, quindi bassa considerazione personale, poca socialità. Il gruppo classe può essere un punto di forza o un punto invece a sfavore di questi disturbi? Allora, alle superiori io direi che se non vengono bullizzate o prese in giro è un punto di forza, come alle scuole medie. Il problema è che mentre la bullizzazione alle scuole superiori è più legata a caratteristiche personali, prese in giro, sei grassa, sei brutta, un'esclusione così un po' di branco, no? Un po' così di pelle, senza motivi particolari, però insomma vengono bullizzate. Alle elementari e alle medie la bullizzazione può essere anche semplicemente legata al fatto che sei una secchiona, sei tanto brava, vieni presa in giro, adesso non andrai mica a dire che c'era anche questo esercizio, non alzare la mano, offriti, no? E quindi c'è molta esclusione da parte del gruppo per queste ragazzine che noi vediamo, soprattutto alle medie, fanno lo sport, vanno bene a scuola, fanno uno strumento musicale, sono molto, leggono, sono molto centrate su anche dei piani culturali e prestazionali, fisiologicamente, un po' perché hanno il perfezionismo, un po' perché hanno standard elevati loro stesse, e invece ci troviamo con una classe di bambini, di ragazzini che in realtà tendono solo a giocare, vanno a scuola per trovare amici e
e tutta la parte scolastica, non proprio tutta, però insomma in fase altalenante non è nelle loro priorità, in modo particolare i maschi, ecco, mentre in molte ragazze c'è un tentativo proprio prestazionale fin da... Si possono ricondurre i disturbi alimentari anche a scelte legate all'alimentazione come il veganesimo, il vegetarianesimo, o sono cose distinte, vale per qualsiasi regime alimentare scelto? No, allora, solitamente è un po' il contrario, nel senso che noi vediamo che in una scelta iniziale nel disturbo dell'alimentazione fanno la dieta, mangiano sano, tolgono i grassi, mangiano meno carboidrati, pulito, come dicono loro, sano, pulito, integrale, cioè cercano di costruire delle regole che sono sempre più perfette, perfette. Per questo momento storico di salutismo, e diciamo che solitamente diventare vegane o vegetariane diventa una scelta dopo, è un di più, divento vegetariana, divento vegana. Poi è chiaro che vi sono anche delle persone che hanno, mi permetto di dire, un'imposizione da parte culturale, da parte della famiglia, per cui crescono con l'idea di essere vegetariani e vegane e quindi crescono con una particolare attenzione nell'alimentazione, però non c'è una letteratura su questo. Quello che noi vediamo è un viraggio, è un di più dopo, durante la malattia, quasi. E tutte lo riconducono a una questione etica, ad esempio diventare vegetariano è una questione etica, non facciamo grandi discussioni, però effettivamente è un di più, prima mangiano sano, poi cioè, è un aprire in continuazione verso un'alimentazione sempre più, come dire, perfetta. Ovviamente non sto giustificando la perfezione, sto solo dicendo che loro la vedono come perfetta. L'insegnante di scuola dell'infanzia dice: quando mi arriva un bambino già obeso, come mi devo comportare con i genitori che non fanno niente, anzi? Sì, allora è Abbandona. difficile. L'obesità infantile è un grosso problema, è un problema veramente, sarà il nostro problema del futuro perché l'obesità infantile ha un tasso altissimo, siamo oltre il 25% di obesità nei bambini, quindi il tasso di obesità è elevatissimo. Ecco, una cosa che bisognerebbe non fare. Allora, per l'obesità infantile fare la dieta a questi bambini vuol dire ghettizzarli, vuol dire prenderli in giro, vuol dire creare una bassa autostima, perché poi alla fine, però è un problema di salute medica e di salute anche sociale. E quindi bisognerebbe indicare ai genitori, bisogna fare una terapia o comunque indicare che c'è un problema, che il bambino, però insomma non credo che sia compito dell'insegnante, perché si può segnalare che il bambino vuole fare il bis alla mensa, che mangia troppe cose, che si porta troppe cose rispetto agli altri. Che comunque, perché c'è già la pediatra che farà questo tipo di lavoro, non possiamo. Sicuramente quello che dobbiamo fare è fare attenzione che i bambini non prendano in giro il ragazzino perché è obeso. Io molte volte mi trovo che le ragazze mi dicono che l'insegnante di ginnastica, piuttosto che alcuni insegnanti, fanno notare il fatto che sono grossi, sono grassi, sei grassa, sei ingrassata. Ecco, queste cose dirette, pubbliche, non vanno mai fatte, ma proprio mai, mai, perché insomma è una fonte di stress e anche proprio di grande vergogna in pubblico. I bambini poi non se ne accorgono nemmeno di essere grossi, non è un problema. No, diciamo che l'educazione alimentare mi viene da dire che non va solo fatta ai bambini, ma se si può anche aprirsi alle tematiche, Soprattutto, bisogna. Anche interventi volti fatti da dietiste, interventi così molto a braccio.
su regole alimentari, su un'educazione alimentare fatta nelle scuole, dovrebbe essere fatta anche ai genitori, ecco questo, mentre sai, c'è una spinta a mangiare, mangiare, mangiare molto forte. Anche perché i bambini fino a un certo punto non è che si preparano e cucinano da soli le cose, quindi viene da casa la cultura alimentare. No, leggo un commento che diceva che ha trovato molto utile indicare in mensa che il bis non è contemplato. Diciamo che c'è tutto, almeno io l'ho visto più forse nella mensa dei centri estivi, quello che era. Non è che tanto il bis non fosse contemplato, perché c'era tutto anche un discorso di spreco alimentare, che ad esempio quello è un altro aspetto che ho sempre toccato. Si può contemplare se è tutto finito, almeno, non so, io l'ho sempre impostata così, tu dimmi se sbaglio, sì, per non andare a fare anche quello che è lo spreco, l'eccesso di cibo nei piatti, questi piatti enormi di bambini, fare in più volte, però se quello di prima è finito. Se il piatto di prima, le porzioni di prima sono finite o no? O è un approccio, dici, secondo te? Scusa, stavo leggendo un po' i messaggi anch'io, Ah, sì. per capire, fare un po' sintesi. Sai, il bis non dovrebbe essere contemplato perché comunque i bambini che mangiano poco, cioè, viene fatta dalle dietiste l'alimentazione. Poi quello che può essere fatto nello stesso momento in cui ci sono bambini, però, sai, sono delle elementari che fanno tanto sport, hanno una crescita esponenziale, si può pensare di come hanno la dieta per il glutine, per altre cose, si aggiunge magari un pezzo. Ad esempio, ci sono dei bambini che ho avuto anch'io un figlio all'asilo come alle elementari, sono dei bambini che sono eccessivamente più alti, sono più strutturalmente più grandi, seppur magri, hanno una crescita maggiore e stavano sempre male verso fine mattina e quindi si può fare una merenda maggiorata a qualcuno, ecco, però come si può fare un secondo panino ai bambini che mangiano di più, però insomma stai parlando di, secondo me, di eccezioni, ecco, il bis se va tolto non crea i problemi perché poi i bambini non solo per lo spreco, ma si accaniscono per mangiare culturalmente anche se non hanno fame, ma solo perché gli piace. C'è tutto un lavoro anche su quello. E Laura dice: infatti, occorrerebbe fare educazione alimentare alle famiglie. Molte merende sono veramente inadeguate. Nella mia classe è l'obbligo fare la giornata della frutta, la giornata del panino, la giornata delle verdure. E qua abbiamo tutto un mondo a parte. Avevo un intervento di Luce che voleva dire due parole. Salve a tutti, mi sentite? Sì. Ecco, spero mi sentiate bene perché l'ultima volta c'era stato un po' un ritorno audio. Allora, intanto ringrazio la dottoressa Camporese e Scuola Oltre per questo incontro di formazione che ci offre sicuramente molti preziosi spunti di riflessione. Io non ho domande da fare anche perché mi hanno anticipato i colleghi e quindi molte domande che volevo porre. A queste domande è stata già data risposta, quindi proverei a condividere una considerazione personale. Credo, parlo da docente di scuola primaria, credo sia necessario rivedere i programmi scolastici, o meglio le indicazioni nazionali, perché se è necessario, come è necessario, agire sulla prevenzione di tali disturbi, occorre che questi argomenti cruciali occupino più spazio a scuola e che vengano destinate delle ore dedicate proprio alla tematica della salute e della prevenzione, troppo spesso, diciamo, abdicata in favore degli obiettivi curricolari legati alle singole discipline, né tantomeno credo che basti far ricadere tutto sotto il nome omnicomprensivo di educazione civica. Inoltre, l'impressione che ho
è che laddove in alcuni istituti virtuosi un po' si faccia in questa direzione, l'impressione è che prevalga l'approccio didattico basato più sull'informazione, sulla trasmissione di conoscenze che su una rieducazione dei comportamenti disfunzionali. Ovviamente ognuno nei limiti della propria sfera di competenza, perché come giustamente diceva la dottoressa Campurese, non siamo terapeuti, siamo docenti. Grazie ancora a tutti, un caro saluto. Grazie. Se posso intervenire, allora io sono perfettamente d'accordo. Allora, in 40 anni di prevenzione, prima per la droga, poi per la prevenzione, l'approccio così didattico, così frontale ai ragazzi non ha combinato nulla. Non ha combinato nulla, credo che, insomma, io ho più di 50 anni, molti di voi come me sono stati alunni delle medie, delle superiori con l'educazione, prevenzione alla droga, e se non sapevi niente, hai imparato lì che cosa, come funzionava. Ecco. Diciamo che questo tipo di informazione non cade nel vuoto, un'informazione così non serve a niente. Allora, noi abbiamo, ed è una prevenzione che viene dagli Stati Uniti, una prevenzione che si basa sulla dissonanza cognitiva e quindi abbiamo un approccio molto giocoso, poco didattico, molto interattivo, dove noi parliamo dell'immagine corporea, dei pregiudizi nei confronti dell'obesità e parliamo di alimentazione in modo dissonante. Quindi i ragazzi non è che non sanno che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, però l'approccio così frontale non potrà mai funzionare, quindi noi che abbiamo questo tipo di programmi che è stato proprio adattato, diciamo, al modello italiano, cioè alla cultura italiana, è un intervento che viene fatto nelle classi dove loro interagiscono con noi, fanno dei compiti a casa, fanno degli esercizi, ma elaborano tutto a piccoli gruppetti. E poi, come dire, lo espongono, un lavoro difficile, una prevenzione che è partita prima del Covid, è stata anche sospesa, però insomma ripartirà qui a ottobre, è stata sviluppata già in 7 città italiane e sta andando molto bene perché prima e dopo sta dando dei buoni risultati, non solo in termini di consapevolezza del disturbo dell'alimentazione, quindi di comportamenti non funzionali, di accettazione del proprio corpo, ma anche che è diverso per ognuno di noi e che il valore, come dicevi tu, Francesca, non sta lì, ma anche in termini di educazione alimentare. Quindi noi adesso abbiamo fondato una non profit che si chiama sempre AIDA per ricerca e prevenzione e grazie a una donazione stiamo proprio facendo questi interventi nelle scuole e gratuiti chiaramente, ma i fondi prima o poi finiranno e quindi comunque speriamo che il Ministero dell'Istruzione, visto che noi siamo una società medico-scientifica, avalli l'idea che è qualcosa che deve essere messo soprattutto nel biennio delle superiori come l'educazione civica, e visto e considerato che cosa è successo negli ultimi anni e con questa pandemia. Speriamo. Ci contiamo, insomma, speriamo tanto. Di tante cose per stare bene da tanti punti di vista, è una cultura. La cultura la si crea negli anni, e da bambini, dopo da ragazzi, però ci vogliono tanti anni. E i bambini e i ragazzi stanno a scuola tanti anni, quindi se si può lavorare direttamente nelle scuole, come dici tu, e fare dei laboratori, degli interventi, Sì, speriamo quella che. è la visione del futuro. Speriamo. Le domande credo di averle esaurite. Allora, vedo su Facebook, molto interessante. Giustamente a scuola ci vogliono queste figure preparate. Come dicevi tu, appoggiarsi a delle figure professionisti per fare educazione alimentare, per fare interventi, è sicuramente una carta vincente.
E basta, mi pare che non ci siano altre domande. Io, se qualcuno non l'ha visto, ho già pubblicato sulla chat di Zoom e Facebook il link per l'attestato di partecipazione e il link della pagina materiale webinar gratuiti dove troverete la registrazione di oggi, il materiale delle slide che quindi rimangono con voi, potete leggere, approfondire tutto quanto. Quanto ha affrontato la dottoressa Camporese oggi e niente, io vi ringrazio davvero per essere stati qua perché, come hai detto tu, l'argomento è delicato e a volte si vorrebbe fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ma invece bisogna avere gli occhi apertissimi. Quindi grazie davvero a tutti quelli che sono stati qua con noi e che hanno avuto insomma l'interesse di approfondire, di conoscere anche questi aspetti che sono i disturbi dell'alimentazione. Grazie Lucia, grazie per aver accettato l'invito e speriamo insomma di rivederti. Grazie a te, anche grazie a tutte queste chat che vedo che stanno ringraziando e niente, alla prossima e buon lavoro a tutti. Ho Grazie, buon lavoro anche a te e buona messo la serata. mia mail, se qualcuno ha bisogno in modo specifico, restano a disposizione le diapositive. Grazie, grazie davvero e insomma, Grazie a voi, alla buona prossima. serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata.